C'era una rana seduta lì, leggeva fumetti di supereroi. Allora, facciamo questo video settimanale sull'uscita Gazzetta di The Boys. Settimana, io l'ho preso che era il 18 di settembre. Siamo arrivati al numero 9. Questa qua è la copertina. Ok, questo è il retro. Come potete vedere qua, insomma, sembra un personaggio proprio preso dalla Marvel, no? Capitan America, mi sembra. Questo all'interno, insomma, ne vedremo veramente cose assurde. Vedete anche sotto come combinato, proprio perché qua Ennis ci va veramente pesante, cioè a me mi ha dato proprio l'impressione che stesse perculando proprio Capitan America, ecco, un odio proprio verso questo personaggio, perché si accanisce in un modo assurdo. Cosa si può dire di questo, insomma, di questo numero? Ecco, qua c'è come storia, no? E come gruppo, il gruppo dei rappresaglia, no? E questo gruppo, insomma, poi vedrete che cosa succederà, non mi va di fare spoiler, però volevo parlarvi in particolare di Butcher, del personaggio di Butcher. Qua Butcher è veramente uno psicopatico, cioè qua vedete la differenza che c'è tra il Butcher del fumetto e quello della serie TV. Quello della serie TV, per quanto uno che può sembrare psicopatico, quello che sta facendo lo fa per una ragione ben precisa, per l'amore, per un figlio, per la moglie, insomma, ha tutto un senso in quell'atto qua. In questo episodio qua vedete proprio quanto il Butcher è proprio un psicopatico, cioè loro, gli altri a confronto sono poca cosa. Se per caso non so, lui è vi sembrava il pazzo della situazione, l'estremo, no, forse anche un lato romantico, lei peggio ancora. In questo numero, tra l'altro, lei se la vedrà veramente molto, ma molto male, che uno dice ma sembra immortale nel fumetto. Insomma, vedete un attimino cosa succederà. Appunto, vi dicevo, il Butcher televisivo in un certo senso è anche vendicativo, no? Cioè, nel senso, lo fa per una vendetta personale che riguarda appunto la famiglia, tutte queste cose che la gente per bene si vuole sentir dire anche da un prodotto del genere. Qua vediamo proprio il Butcher scatenato, cioè veramente senza pietà, senza avere neanche un minimo, un briciolo di ripensamenti, cioè lui all'interno nel fumetto è proprio l'odio che ha verso chiunque, è proprio un pazzo assassino. non so cosa, non ci vedo niente di positivo in Butcher, sinceramente. Nel fumetto è veramente un sadico, ok? Peggio forse di Patriota, ecco. Cioè, Patriota in realtà è un bambino rispetto al cervello di Butcher. Faccio vedere solo una scena, questa è una delle scene, diciamo così, una scena in questo numero dove Butcher appunto colpisce un personaggio, no? Gli fa saltare praticamente la mandibola, ma questa è la scena meno violenta di Butcher in questo numero. Non volevo dire nient'altro, la qualità del volume rimane altina, le coste continuano a rimanere adesso costanti. Peccato, ripeto, non averle fatte prima, non so come mai, visto che riescono comunque ad ottenerle bene o male. Sì, c'è sempre, come vi dicevo, quel millimetro che le macchine non possono aggiustare. Però il lavoro sta andando bene. Forse, non so, questo numero è il più sottile di tutti. Non mi chiedete perché, non so, il piano è già completo, quindi avranno già loro
trovato il modo. Cosa si può dire ancora? Il colore, una buona stampa rimane una buona stampa, non ci sono sbavature di nessun genere, nonostante, ripeto, qui non abbiamo carte patinate, eh? Se volete carte patinate andate sugli omnibus, però non è malvagio, ecco, c'è da dire la particolarità che probabilmente i colori non sono vividi, cioè non sono belli accesi, no? Però ti crea meno problemi alla vista, cioè nel senso lo leggi con più piacere personalmente, ecco, proprio perché non ci sono riflessi su queste carte, ok? Un'altra cosa, anche il francese qua mi pare realizzato meglio, cioè mi piace di più rispetto alla serie TV che va sempre a parlare, cioè, l'omosessualità del francese qua viene trattata come deve essere trattata, come una normalità, no? Anche lì, cioè, anche lì nella serie TV. Cioè, si va sempre, non so, non viene caratterizzato bene la presenza, diciamo così, dell'omosessualità, ecco. Sembra una cosa sempre molto, ma molto forzata, rispetto ad esempio The Boys, dove comunque viene trattato come se fosse una cosa, cioè, come se fosse per quello che è, una cosa normalissima, ecco, la trovo nella serie TV una cosa forzata, che si deve fare proprio perché si deve fare, mettiamoci sempre i soliti cliché dell'argomento politicamente corretto, ecco, tutto là. Per quello forse lo apprezzo questo volume, cioè qua siamo tutti, qua l'essere umano è stronzo, sia che sia un etero, sia che sia un omosessuale, sia che sia un animale o altro, diciamo, o altro essere vivente, ecco. Diciamo che è tutto sulla stessa linea, diciamo, no? Quindi siamo esseri umani, abbiamo le nostre problematiche, i nostri pregi, i nostri difetti, ecco, quasi vedi, cioè sembrano più veri qua nonostante. I personaggi sembrano più veri qua, nonostante appunto i loro eccessi rispetto a molte serie TV. Adesso ho fatto l'esempio di The Boys, ma potrei fare altri milioni di esempi in TV, ok? Quando si porta un argomento in TV, molte volte si capisce che è un montaggio fatto male, ecco. Quello. Spero di avervi spiegato il mio punto di vista, ecco, del perché molte volte certe scelte non le considero una buona scelta, ecco, piuttosto fate quello che sapete fare, cioè sapete girare da etero, fate gli etero, non vi imbattete in cose che non vi riguardo e che non sapete, ecco. Dopo avervi detto questa mia idea su come si potrebbe girare un film, una serie TV, e non allontanandosi molto dal fumetto, ecco, vi lascio con questo, vi lascio con questa, diciamo così, con questa domanda, datemi voi la risposta. Butcher, lo trovate veramente diverso rispetto alla serie TV? Io vi ho già detto la mia, ditemi la vostra, ok? Ciao, alla prossima. C'era una rana seduta lì. Leggeva fumetti di supereroi, manca avventure da perdersi la testa nel suo campo è colorato, ma la nave arriva e tutti t'amano, la rana si trasforma in suo Aquaman, difensore dei deboli con poteri acquatici, salta nel laghetto come fosse il mare. Sono Aquaman, la rana che salva il mondo, spruzzo acqua e faccio nel mio camper io vivo. Rane cattive anche loro ci sono, però non sanno nuotare bene,
notato tra le pagine di carta, immergo in mondi fantastici, fumetti e manga mi danno la forza per affrontare ogni avversità. Ogni notte una nuova battaglia, il mio camper mi porta dove serve, con la mia coda faccio un'onda per proteggere chi chiede aiuto. Nuotare bene sponso acqua, ma le manda via nel mio camper, io vivo. Rane cattive, anche loro ci sono, però non sanno nuotare bene sponso acqua, ma le manda via nel mio camper, io vivo.